Buonasera a tutti, ben ritrovati a chi ci ha seguito anche stamattina. E parte adesso la tavola rotonda, cui abbiamo dato questo titolo molto diretto a liberare le immagini a chi e a cosa serve. Abbiamo moltissimi ospiti che ovviamente ringraziamo davvero per la partecipazione, sono tutti professionisti di alto profilo che si sono resi disponibili a fare una chiacchierata su questo tema che ci sta molto a cuore. Il pomeriggio si strutturerà in questo modo: ciascuno dei relatori interverrà, farà un breve intervento raccontandoci delle esperienze di progetti nati grazie al libero riuso delle immagini del patrimonio culturale o ci aprirà scenari possibili proprio grazie al riuso delle immagini del patrimonio culturale. E insieme l'obiettivo è quello di capire anche che impatto sulla società civile questo tipo di progetti e di esperienze ha. Partiamo subito da Effi Capsalis, che è davvero un grande onore avere qui con noi. Effi è Digital Strategist allo Smithsonian Institute ed è sostanzialmente la curatrice del progetto che ha portato alla realizzazione di una collezione di quasi 3 milioni di immagini in open access puro, quindi in CC0, raggiungibili e visibili dal sito dello Smithsonian. Grazie Effi, prego. Grazie, buon pomeriggio. Cercherò di fare il mio record per riuscire a riepilogare tutto il nostro progetto in 5 minuti e ho delle slide per aiutarmi a farlo. Chiedo scusa, un istante solo. Mi sta facendo una cosa strana. Ok. Smithsonian Open Access. Partito solo 3 settimane prima del lockdown anche per la nostra istituzione. È importante notare che noi abbiamo adottato delle politiche di open access per ottenere i nostri risultati come molte altre istituzioni culturali nel mondo, soprattutto mirate alla diffusione della conoscenza, come ben sappiamo, ma abbiamo anche avuto diverse priorità strategiche, ovviamente. Naturalmente sviluppare un'esperienza per lo Smithsonian che fosse coerente tramite l'uso di innovazione e tecnologie, quindi disponibile per tutte le persone nel mondo, non soltanto naturalmente per la scuola, e soprattutto diventare una fonte molto affidabile di conoscenza. Se da un lato lo Smithsonian ha voluto partire con questo progetto, non è stato sicuramente facile farlo, però l'uso è diventato estremamente quotidiano e immediato. Abbiamo condotto una ricerca nel 2015 che ha studiato tutte le organizzazioni che avevano adottato politiche di open access, e questo ci ha permesso di definire quelli che erano i nostri obiettivi strategici per il nostro progetto. Volevamo prima di tutto migliorare la nostra capacità di soddisfare la nostra mission di distribuzione nel XXI secolo, aumentare l'utilizzo pubblico di quelle che erano le collezioni digitali dello Smithsonian e naturalmente anche aumentare la consapevolezza dello Smithsonian come organizzazione e avere un impatto nel senso di migliorare la percezione della nostra organizzazione e aumentarne l'appeal. C'è un link al nostro studio qui se lo volete andare a vedere. Ma abbiamo definito anche dei goal, degli obiettivi interni per noi, per il nostro staff, che doveva svolgere del lavoro proprio molto documentale relativamente a tutte, alla raccolta di dati sulla gestione delle collezioni, l'istruzione, la ricerca, lo sviluppo digitale. E abbiamo anche deciso che volevamo aumentare tutte le efficienze in termini di processi di gestione delle collezioni digitali. Questa è una funzione in molte organizzazioni culturali che in realtà di solito non gode di molte risorse. Dobbiamo poter usare questi dati e questo
questa disponibilità in maniera molto saggia. Quindi, nel febbraio del 2020 cosa abbiamo fatto? Abbiamo rilasciato 2.8 milioni di oggetti 2D e 3D, 14 milioni di record di metadati e qualcosa come 173 anni di dati creati dallo staff. Un dato estremamente, dati tutti questi molto importanti sicuramente, un panorama e una sfida enorme per la sua natura, la sua portata. Stiamo parlando di collezioni, quindi parliamo di dati scientifici, non soltanto legati a library di design o quant'altro, o solo immagini. Volevamo davvero raggiungere i tipi più svariati di utenti, non soltanto quelli a cui si pensa naturalmente, ma volevamo che tutti potessero scaricare le proprie immagini, le immagini. Abbiamo perciò creato una repository, letteralmente una libreria con tutti i dati disponibili. Oggi abbiamo appena superato i 3 milioni di immagini presenti in questo repository. Per accompagnarvi un pochino in quello che vede il nostro visitatore nel momento in cui raggiunge la nostra piattaforma, e volevo anche dire che lo Smithsonian ha diversi siti web proprio per la nostra dimensione, la natura della nostra organizzazione, quindi ora quando trovate una immagine che è uno Smithsonian dipende da quale tipo di approccio questa viene. Qui abbiamo una sistema di licenze che è facilitato perché facilitava appunto la diffusione delle informazioni, facilitava anche tutto quello che era la diffusione e la circolazione di queste immagini che dovevano essere di patrimonio pubblico, ma voglio anche dare quello che è la dichiarazione di valore che noi abbiamo identificato e che è stato sviluppato nell'anno precedente il lancio del nostro progetto. Stiamo parlando di materiali culturali che rappresentano comunità diverse nel mondo, anche le tribù native americane, e perciò abbiamo deciso di escludere tutto il materiale che in realtà andava a violare questa sensibilità che ha guidato la nostra organizzazione del progetto. Infine, vorrei riepilogare dicendo che non avremmo potuto attenderci che l'anno passato andasse come alla fine è andato, e quello che abbiamo scoperto è stato che noi siamo diventati una risorsa vitale e accessibile per tantissime persone nel mondo. Abbiamo davvero ricevuto molti incoraggiamenti per continuare a sviluppare la nostra attività, il nostro progetto da parte di tanti professori della scuola, anche scuole superiori, ma da parte di persone, ma anche persone comuni che avevano avuto accesso al nostro materiale. Siamo stati molto orgogliosi, abbiamo avuto tanti partner tecnologici che naturalmente ci hanno permesso di sviluppare tutte queste immagini e le applicazioni B e tridimensionali da poter sfruttare. Ed infine abbiamo anche potuto ridurre tutte quelle che sono i tempi tradizionali di creazione e di diffusione di una collezione come quella di cui noi parliamo. Quindi grazie mille, per il momento sono a posto. Grazie Effi. Per me è particolarmente interessante la slide che ci ha fatto vedere sulla definizione a monte di un sistema di valori prima di procedere a imbarcarsi in un progetto poi che ha avuto bisogno di così tante risorse. Quindi davvero grazie Effi. Passo la parola a Pierluigi Ledda dell'Archivio Storico Ricordi, il Managing Director. E l'Archivio Storico Ricordi in questo momento, insieme a molti altri progetti, sta portando avanti un progetto con Wikimedia Italia che ha lo scopo di rendere disponibile su Wikisource le digitalizzazioni di una serie di riviste musicali appunto conservate all'Archivio Storico Ricordi. Grazie per Luigi. Sì, grazie a voi. Buonasera a tutti. Inizierei proprio da questo
progetto e da questa collaborazione, e anche con una considerazione riguardo a quello che è stato l'ultimo anno per l'archivio, perché di fatto noi abbiamo, come dire, abbiamo avuto la fortuna di aver creato un'infrastruttura digitale dell'archivio già in un'epoca pre-pandemica. E abbiamo iniziato circa nel 2015 a creare l'infrastruttura che poi è diventata la collezione digitale dell'archivio, su cui poi pubblichiamo le collezioni che vengono di volta in volta catalogate e digitalizzate, il tutto chiaramente proprio pensato per il libero accesso al contenuto, in primis per la consultazione, ma anche per lo sviluppo di progetti di ricerca, ma anche progetti artistici e creativi legati al riuso dei materiali dell'archivio. E quello che abbiamo riscontrato nell'ultimo anno, intanto, è stato un incremento significativo dell'uso della risorsa online. Quindi la collezione digitale ha registrato un aumento di circa il 50% sia di utenti che di sessioni. E anche una partecipazione attiva della nostra comunità di riferimento online, non solo quella, direi, primaria, che è composta dai musicologi, dai melomani, dagli appassionati di iconografia teatrale, ma un pubblico estremamente più vasto e a volte anche imprevedibile. Quindi vi faccio rapidamente vedere due dei progetti che stiamo sviluppando proprio in questo momento. Ecco, questo è il sito dell'Archivio Ricordi, e trovate subito in home page una pagina dedicata al progetto Le Riviste Ricordi Online. Quindi noi abbiamo già digitalizzato tutte le annate delle riviste musicali prodotte da Ricordi dal 1842 fino al 1965. Vi faccio vedere solo un esempio di questi PDF. Qui vedete la prima pagina della Gazzetta Musicale di Milano del 1842, e questo periodico poi è stato anche trasformato, tradotto in un PDF con OCR per il riconoscimento del testo. Tutte le immagini sono state caricate su Wikisource, e un po' alla volta, e questa è la parte per me più affascinante, la comunità di Wikipedia ha intanto sta correggendo i contenuti testuali di queste riviste, ma sta anche creando dei collegamenti alle persone citate, persone, luoghi, entità citate all'interno del testo del periodico, che oltretutto oggi adesso diventa un testo digitale estremamente più pratico da utilizzare. E questo è un progetto che abbiamo appena avviato e che quindi si andrà a completare un pezzettino alla volta, un numero alla volta, è come un grande cantiere. E la seconda cosa che voglio citare è un progetto legato alle lettere. Noi abbiamo intanto nel 2018 pubblicato online le 31.000 lettere originali conservate in archivio. Sono lettere di compositori, librettisti, scenografi, costumisti, e raccontano le interazioni di Casa Ricordi con i suoi artisti, ma anche tutto quel tema produttivo di industria culturale matura già nell'Ottocento, che identifica proprio l'anima stessa di Casa Ricordi. Ecco, queste lettere in parte sono state trascritte dal team dell'archivio, come ad esempio le lettere di Giulio Ricordi, che è il secondo direttore della casa musicale. Quindi vedete l'immagine, ma anche appunto il testo trascritto con una serie di annotazioni che ci dicono, ad esempio, chi sono i soggetti citati all'interno della lettera, le opere di cui si parla, quindi i progetti che erano in cantiere all'epoca. Ma la cosa più interessante è che abbiamo anche invitato gli utenti a trascrivere quelle lettere che invece non sono ancora trascritte. Vi faccio vedere una schermata tipo. Vi apro una lettera di Ignazio Marini a Giovanni Ricordi del 1841,
In questo caso la trascrizione non c'è, ci sono i metadati essenziali e la digitalizzazione della lettera con un invito, appunto trascrizione aperta, a trascrivere questo documento. Ecco, quello che abbiamo riscontrato nell'ultimo, appunto, nell'ultimo anno è stata una partecipazione con circa 3.500 lettere trascritte dagli utenti. Lettere trascrizioni che poi vengono verificate dall'archivio e pubblicate online accreditando la persona che fa la trascrizione. Di questo diamo anche menzione poi sulle nostre pagine social, quindi vi faccio vedere un esempio. Abbiamo completato tutte le trascrizioni delle 106 lettere di Pozzoli, che molti conoscono perché è l'autore del metodo di solfeggio ricordi, quindi chi ha studiato uno strumento probabilmente ancora gli incubi di Pozzoli, però grazie a questo prode Alessio Benedetti, appunto uno dei partecipanti volontari a questo processo, tutte le lettere di Pozzoli sono oggi disponibili, trascritte, leggibili nella collezione digitale dell'archivio. E qui ne vedete un esempio. Chiudo rapidamente facendo una panoramica del progetto, appunto in collaborazione con Wikimedia Italia, che non si esaurisce solo nel progetto dedicato ai periodici, avete visto la Gazzetta Musicale, ma abbiamo anche realizzato una residenza di un wikipediano in archivio. Abbiamo liberato molte immagini del fondo iconografico per popolare le pagine di Wikipedia, e la cosa interessante è che poi a volte abbiamo anche ricevuto in cambio, tra virgolette, queste stesse immagini restaurate digitalmente grazie alla comunità di Wikipedia. Quindi per noi è stato un modo, di allargare enormemente il nostro tavolo di lavoro e avvicinarci ancora di più alla comunità dell'archivio. Quindi questo, soprattutto in questo momento, devo dire che per noi è stata non solo un modo per, appunto, amplificare moltissimo la visibilità e l'accesso al nostro contenuto, che è essenziale, ed è una cosa in cui, uno dei convincimenti più profondi del progetto, del lavoro che facciamo. Ma soprattutto ogni giorno riceviamo, questo progetto, il contenuto che è in archivio, fa un piccolo passo in avanti proprio grazie a questi nuovi scenari, a queste nuove prospettive digitali. Grazie. Grazie per Luigi Ledda, interessantissimo, soprattutto perché ha introdotto il tema fondamentale, che consentire il libero riuso delle immagini fa sì che spesso la comunità poi arricchisca, dia un valore aggiunto a questi oggetti del patrimonio. Passo subito la parola invece a Fabio Viola, che è un video games designer, è anche docente ed è fondatore dell'associazione Tuo Museo, che è un collettivo che riunisce proprio i professionisti e gli artisti che ruotano intorno al mondo dei videogames. Prego Fabio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io volevo partire da un messaggio, ovvero ogni trasformazione tecnologica porta con sé nuove regole, no? Abbiamo visto l'oralità, poi la scrittura, poi la stampa e l'avvio del cosiddetto diritto d'autore. Oggi il medium, ovvero internet, che ne è l'emblema, sta ritrasformando completamente una serie di concezioni. Primariamente quelle di spazio. Lo spazio viene sostanzialmente annullato, il tempo viene sostanzialmente annullato e vi è una grande facilità nell'accesso e nella rielaborazione di un contenuto creativo.
Ci ho detto che dal mio punto di vista, che creo videogiochi, sto assistendo a un passaggio sempre di più e sfumatura dall'idea di creatore creativo verso idee di spettatore e spettautore. Che cosa intendo dire? Che se nei miei videogiochi, ma in qualsiasi altro media di tipo digitale, le persone intervengono e sono chiamate a intervenire nel processo e quindi sono in grado di rimodulare, di rielaborare quell'informazione, che sia visiva, che sia audio, che sia testuale, che sia all'interno di un videogioco, la domanda è, allora a chi appartiene? E quindi va da sé che scade la logica precedente di diritto d'autore, perché se io metto mano a qualcosa, di chi è? Di chi l'ha iniziata? O di chi la sta continuando? O di chi mette l'ultima pennellata finale? E quindi va da sé che cambiano completamente le logiche di proprietà e quindi probabilmente il creativo, quello che chiamiamo il proprietario dell'opera, non è più tale, lo possiamo chiamare forse attivatore. E quello che però bisogna capire anche a livello economico è tanto più circuita un'immagine o nel mio caso un videogioco grazie al contributo attivo delle persone, tanto più cresce anche il valore, ma intendo anche di valore economico, perché in questa rivoluzione tecnologica larga parte del valore è data dall'esposizione, dalla frequenza dell'esposizione a un contenuto. Quindi la liberalizzazione distrugge una filiera economica a cui eravamo abituati, ma dall'altra apre a intere nuove filiere di tipo economico che vanno comunque completamente comprese e ci porta anche, credo, a interrogarci sulla differenza tra prodotto e processo, perché il prodotto è qualcosa di staticizzato in qualche momento e allora lì qualcuno può rivendicarne anche la proprietà. Ma il processo, che è qualcosa in costante divenire, che è costantemente in fieri, su quello viene anche difficile andarlo a congelare, perché poi chiunque ha l'abilità di rimodellarlo e di riappropriarsene, aggiungendo un pezzo e un tasso della propria creatività. Questi erano i concetti principali sui quali volevo soffermarmi, che quindi sono prodotto verso processo, attrattore verso attivatore, e creatore contro spettatore / spettautore, e nella nostra pratica poi quotidiana tanto più diamo la possibilità di mettere mano all'interno di quel videogioco e quindi tanto più che io sono in qualità iniziale di creativo divento spettatore, mi siedo sul divano e vedo gli altri che evolvono quello che io ho iniziato a creare, tanto più io sono felice, sia da un punto di vista di designer ma sia da un punto di vista poi economico, perché in altre forme mi genera anche della sostenibilità economica a me che ho dato lo sforzo iniziale di attivazione di quel processo. Quindi su questo mi fermerei. Grazie. Wow, tantissime cose interessanti veramente in pochissimi minuti. Quindi grazie Fabio Viola. Tra l'altro mi permetto questo inciso da professionista che poi sta nelle istituzioni, diciamo, che hanno il compito di conservare anche questi nuovi prodotti della cultura, che il fatto che non esistano più degli autori nel significato finora conosciuto ci pone anche a noi dei problemi, o anzi delle sfide su come in qualche modo catalogare e quindi iniziare anche il processo conservativo di questi oggetti, quindi davvero molto interessante. Ora è il turno di Umberto Allemandi, editore, fondatore della omonima e storica casa editrice, che pubblica anche l'importantissimo Giornale dell'Arte. Grazie Umberto. Grazie a voi, grazie di avermi invitato. Io devo dire stamattina ho molto ammirato gli interventi e la specializzazione delle persone che hanno parlato, perché hanno certamente fatto le impostazioni giuste, cioè di mettere a posto la regolamentazione, le norme, diciamo così, che devono guidare la pubblicazione e l'uso delle immagini. Non dico che mi sento un intruso, ma insomma
posso parlare delle nostre esperienze. Io da 65 anni faccio l'editore d'arte, 6-5, e pubblico, come ha detto giustamente, il giornale dell'arte. Stavo calcolando mentre parlavate che nei 416 numeri finora pubblicati, penso che abbiamo pubblicato circa 150.000 articoli e altrettante immagini, perché la mia fissazione è che ogni articolo, trattando di cose d'arte, deve essere accompagnato da un'immagine con un significato di notes visivo, di richiamo dell'attenzione, di come dire, capacità di rinfrescare la memoria del lettore sull'argomento di cui si sta parlando. Però vorrei tornare, ultimamente il Giornale dell'Arte pubblica una serie di articoli molto intensi e molto condivisi proprio sulla liberalizzazione. L'eccellente archeologo ed editorialista Daniele Malacorda sta conducendo una forte battaglia per la liberalizzazione dei diritti delle opere appartenenti allo Stato o di appartenenza pubblica. Rapidamente, sto guardando l'orologio per non superare i tempi, naturalmente giustamente è stato ricordato, credo, da Mirko Modolo, le quattro componenti di costo di ogni immagine, che sono il diritto di proposta, di proprietà di chi detiene l'opera, il diritto d'autore di chi ha fatto l'opera, i famosi 70 anni dalla morte, eccetera, il diritto del fotografo che ha fotografato l'opera, e infine il costo tecnico della manipolazione dell'oggetto, della comunicazione e di tutto quel tanto che è necessario di attività umana per poter diffondere, trasmettere, comunicare un'immagine. Allora, naturalmente i fini sono diversi, se la proprietà è privata, che c'è sempre la ragione del profitto, dell'utile, ma quando parliamo di proprietà pubblica, qui siamo nel paese, uno dei paesi del mondo che ha una grandissima quantità di opere d'arte. Ebbene, lì io non so, quando credo che sia molto complicato, molto costoso, molto impegnativo dal punto di vista burocratico, contabile, e come molti hanno accennato, probabilmente con un risultato di costi e ricavi che è insignificante, l'uso e il lucro, diciamo così, della vendita delle opere d'arte, delle immagini delle opere d'arte dello Stato. Credo che lo scopo di un Ministero dei Beni Culturali, di un paese civile avanzato, sia quello di favorire, sia non quello di vendere o di far rendere economicamente le cose di propria pertinenza, ma di conservarle e specialmente di farle conoscere, di farle studiare. E questo naturalmente va un po' contro a percepire del denaro, del diritto per le opere. Naturalmente voi direte, lei fa l'editore, vuole guadagnare, ma a questo riguardo vuole dire una cosa che mi sembra abbastanza paradossale, veramente difficile capire. È stato ricordato stamattina che l'articolo 308, se ricordo bene, dei codici dei beni culturali, dei codici urbani, credo che avesse partecipato molto l'amico Salvatore Settis, tra l'altro, recita che non sono concesse esenzioni dal pagamento dei diritti delle opere d'arte, delle immagini, se sono pubblicate a scopo di lucro. E che francamente mi fa sentire un po' una situazione quasi post-sovietica, nel senso che, ma chi fa professionalmente un lavoro, l'editore, lo scrittore, lo studioso, questi lo fanno a scopo di lucro, perché devono guadagnare il loro stipendio, la pagnotta quotidiana. E allora cosa vogliamo? Esentare dal pagamento dei diritti chi invece fa le cose a scopo, come dire, volontaristico, del tempo libero, dilettantesco o cose di questo genere? Mi sembra una contraddizione incredibile per un paese che fonda sul lavoro, sull'attività, evidentemente, e della capacità di impresa, la propria esistenza, il proprio equilibrio economico. Ma poi anche gli altri due limiti che vengono posti. Quando si dice devono essere pagati i diritti fotografici per opere che non superano il prezzo di 60 euro. Ma insomma, francamente io mi chiedo, quando facciamo un catalogo generale delle opere di Boccioni, non so se riesco a farvelo vedere, cosa faccio? E c'è un'attività, persone che ci lavorano, che percepiscono lo stipendio, un'attività editoriale che è complessa, con tutta l'accuratezza che il lavoro editoriale richiede, di controllo, di rifinitura, di esperienza, molto rara peraltro.
Ebbene, cosa devo regalarlo questo? Perché io certo che devo venderlo. E questo fine di lucro è una cosa perfettamente e totalmente legittima. Peraltro tutti sappiamo che pubblicare queste opere di ricerca, il vero problema è di riuscire a coprire i costi, altro che cercare un lucro, magari riusciamo in qualche caso a ottenerlo, ma è rarissimo. Quindi francamente che senso ha fare una legge che esenta, che vuole castigare chi fa un lavoro professionalmente? Mi sembra assurdo. Inoltre c'è un'altra appunto quando dico che non è per tiratura superiore a 2000 copie. Beh, questo effettivamente è un limite che magari riuscissimo a superare la tiratura di 2000 copie. Ma secondo me un'attività intelligente di valorizzazione delle opere e della conoscenza di un patrimonio artistico di uno Stato, insomma, io premierei chi supera quei pochi, pochissimi che riescono a superare 2000 copie, perché hanno favorito la divulgazione. Se ho ancora un minuto, mi piacerebbe ricordare e quando Ron Cain cominciò a studiare e avviò la prima legge, credo, per ottenere il pagamento dei diritti sulle opere d'arte, ogni mattina telefonava la nostra redazione, a me personalmente, perché eravamo un po' in polemica. E gli facevo l'esempio, dico, ma scusi, ministro, se un editore norvegese di un libro di scuola volevo riprodurre per il Rinascimento, non so, un'opera di Botticelli, la Primavera. E se deve pagare allo Stato italiano 70, 80, 90 euro, perché, ma scusi, il nostro interesse è che lui le pubblichi. Se lui, o lui è onesto e vuole pagarlo, o non vuole pagarlo e mette un'opera magari di un museo tedesco o americano perché non gli costa niente, ma noi ci rimettiamo. Noi addirittura dovremmo pagare degli uffici stampa per far ripubblicare al massimo le nostre opere. Vorrei dire che quasi provocatoriamente, cercate di non fraintendermi per piacere, perché io adoro la specializzazione, l'approfondimento, lo studio e quindi per forza parlo di numeri molto ristretti. Però paradossalmente, se fossi un divulgatore che ha a cuore la conoscenza dell'opera d'arte, ma se la Nutella della Ferrero o che so io, i baci Perugino, la Coca-Cola, non sentiamo più bene? Io favorirebbe la conoscenza, la prima familiarità. Umberto, purtroppo non la sentiamo più bene. Va bene, diciamo per ora siamo costretti a interrompere Umberto Alemandi, che però ha sicuramente portato all'attenzione un tema di grande attualità, quello del sostegno al lavoro, e sicuramente il sostegno al lavoro culturale passa anche dalla scelta di rilasciare con licenze libere le immagini del patrimonio culturale. Ora è il turno di Riccardo Falcinelli, notissimo designer, autore di graphic novel, docente universitario, direi molte altre cose, però diciamo ora cerchiamo di entrare nel tema della discussione. Grazie Riccardo. Grazie, buonasera. Io partirei proprio dalle ultime cose che ha detto Alemandi, perché io mi occupo in fondo di problemi molto simili. Io faccio il grafico editoriale da 20 anni per alcuni tra i maggiori editori, sia italiani che stranieri, e mi occupo moltissimo dei libri illustrati. Ovvero io lavoro per Einaudi, per Zanichelli, per La Terza, per la Walt Disney, tantissimi. E parte del mio lavoro quotidiano è occuparmi non solo della ricerca iconografica, ma di tutte le pratiche legali per avere liberatorie, pagamenti SIAE, e le problematiche sono molto diverse a seconda del tipo di problema che si incontra. Nel senso che io posso scrivere a un designer di poster in California per avere una liberatoria gratuita a sua discrezione, posso scrivere alla multinazionale o posso attingere al patrimonio culturale dei vari paesi. E ogni tipo di lavoro comporta un certo tipo di problemi relativi. Ora, che cosa succede però? Io vorrei puntualizzare due cose. Ed è proprio la questione del lucro.
di fatto noi, una volta che abbiamo finito di lavorare a un volume, viene fuori una spesa, 20.000 euro di costo immagini, dove dentro c'è il costo del fotografo, dei diritti, della SIAE, tutto quello che volete, e noi quello lo prendiamo e lo giriamo sul prezzo di copertina. Quindi il costo delle immagini al momento grava sui lettori. Ora, qual è il punto? È molto difficile definire lo scopo di lucro in editoria, perché dipende che tipo di libri si sta facendo. Ovvero, se io sono Taschen, un editore di libri più che da leggere e da sfogliare, lo dico nella maniera più elegante possibile, non nulla contro Taschen, e faccio una monografia su Magritte, beh, è ovvio che io sto usando Magritte per vendere, perché se non ci fosse Magritte io non venderei. E quindi mi accorderò con gli eredi di Magritte per un giusto compenso per fare quel tipo di libro. Ma se io faccio una storia dell'arte per le superiori e c'è un'immagine di Magritte, quella somiglia più a una citazione che non a un utilizzo di immagini a scopo di lucro. Perché volete sapere cosa succede nella realtà? E che se a me gli eredi mi chiedono troppi soldi, Magritte, pac, esce dalla storia dell'arte. Punto. Questa è la verità. Sempre più spesso quello che succede è che se non si riesce a stare dentro un ragionevole prezzo di copertina, perché io non posso vendere 80 euro un manuale di storia dell'arte per le superiori, scusate se mi accaloro, ma secondo me è scandaloso, io so che un manuale deve costare 26 euro, se noi non stiamo dentro quella cifra, gli artisti finiscono fuori. Se andiamo avanti così, nel giro di 10 anni, moltissimi artisti non faranno più parte di un canone ipotetico, perché non è possibile fare quel tipo di libri. Quindi intanto bisognerebbe distinguere il lucro reale, quando uno, ripeto, fa un libro monografico, che si basa sullo sfruttamento di un determinato artista o di un determinato discorso. Diverso è quando uno fa saggistica, quando uno fa storie, quando uno fa manuali. È una cosa completamente diversa. Ora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che sempre più spesso, negli ultimi anni, gli editori italiani sempre più spesso dicono, beh, vediamo se questo stesso artista lo troviamo in altre collezioni. E quindi c'è un Botticelli al Metropolitan? Beh, non mettiamo quello degli Uffizi, mettiamo quello del Metropolitan, così questo non lo paghiamo, perché a noi ci serve la citazione botticelliana, non ci serve l'esatto dipinto. Ripeto, se noi andiamo avanti così, nel giro di 10 anni il patrimonio italiano, però per evidente percorso fallimentare rispetto a quello che succede all'estero, scomparirà dai libri. Ora, l'ultima cosa che ci tengo a dire, e mi ricollego a un aggettivo molto preciso che ho usato alle mandi, post-sovietico, ma nel paese in cui noi viviamo non esiste un'editoria di Stato. Tutta l'editoria è privata, tutta l'editoria tecnicamente a fini di lucro. Quindi è un discorso completamente folle fare una distinzione del genere. Dobbiamo fare una distinzione eventualmente sul tipo di libro che si va a fare. Ecco, mi sembra ci sono tante imprecisioni intorno a queste cose, perché per esempio una delle conseguenze è che è molto più facile fare una storia letteraria che fare una storia del cinema. Perché? Perché se non viene riconosciuto che l'immagine all'interno di un saggio è citazione e non oggetto di vendita, sfugge completamente la complessità del discorso. Insomma, bisognerebbe partire da altri parametri. È ovvio che se uno fa un libro di grande formato, con le immagini a colori di formato grande, se ne può discutere, soprattutto se è una monografia. Ma in un manuale delle superiori, una foto di base 5 centimetri, pensare che l'utilizzo di quell'immagine è in fondo un lucro per l'editore, è follia pura, perché non funzionano così i numeri. Ultima cosa, questa più di curiosità per Fabio. In un recente saggio in Audi volevamo mettere delle immagini di un famoso videogioco che è Metal Gear Solid, non ci siamo riusciti. Quindi c'è anche il problema non solo del patrimonio pubblico, ma anche delle corporation che non permettono di usare immagini. Qual è la conseguenza? Che ci sono più saggi in Audi di letteratura italiana che non sui videogiochi. Non perché in Audi è un editore conservatore, non ce lo fanno fare. Fine. Grazie. Grazie mille, perché in pochi minuti Riccardo Falcinelli è riuscito a spiegarci meccanismi che probabilmente non sono molto chiari a chi sta dall'altra parte, diciamo, rispetto al mondo dell'editoria, quindi davvero grazie. E, ora è il turno di Simona Mammana, una mia collega,
e Simona cura gli eventi e le mostre della Biblioteca Nazionale, ma è anche la responsabile dell'ufficio informazioni e prestito della biblioteca e quindi risponde ovviamente con le colleghe anche a tutte le richieste di riproduzioni del nostro patrimonio. Grazie Simona. Grazie a voi, buon pomeriggio. Liberare le immagini a chi e a che cosa serve? Vorrei proprio cominciare dal titolo del nostro incontro nella sua sessione pomeridiana per recuperare il nostro peso e senso delle parole liberare, riuso in relazione alla nostra esperienza di biblioteca. In un anno che è stato fortemente caratterizzato dalle parole, parole spesso di separatezza e di chiusura. Un anno di antitesi, di dualismi, di contrapposizioni in cui abbiamo cercato di trasformare in vari modi le chiusure in aperture e le separazioni in nuovi legami. In uno slancio che è scaturito dall'emergenza o che perlomeno nell'emergenza ha trovato un ambiente di test per compiere alcune esperienze. Emergenza è ciò che viene a galla, che sale in superficie e che affiora da uno strato sottostante, e ciò che affiora spesso trascina con sé ciò che è al di sotto, cioè le criticità e le mancanze molto spesso. E l'emergenza ha fatto emergere le nostre mancanze. E in reazione a queste si è un po' accelerata la risposta e una sensazione di dover fare qualcosa e di aprire in qualche modo le porte chiuse per ricostruire prossimità e avvicinamento. L'assenza di risorse può diventare uno sforzo di immaginazione per tentare di creare collegamenti e connessioni. Quindi, quale liberazione e quale riuso? Io la prenderei appunto da una diversa angolazione semantica. Liberazione. Siamo i custodi di un patrimonio materiale e immateriale sulla cui accessibilità dobbiamo ragionare. Liberare il patrimonio in prima battuta è una questione di accessibilità alle collezioni e quindi di accessibilità dei saperi. Il bene culturale, librario nel nostro caso, digitalizzato, aumenta le sue possibilità di incontro con il bisogno informativo di chi lo sta ricercando. La situazione attuale ha acuito questo bisogno e ha attivato la necessità di porsi la questione del liberare le copie, ma liberarle innanzitutto da che cosa? Dall'inutilizzo per cominciare, per percorrere l'opportunità di trasformare gli scheletri nell'armadio in tesori e possibilità da far uscire dallo scrigno. Infatti noi conserviamo e custodiamo molte copie digitali, risultato spesso non di campagne di digitalizzazione sistematiche, ma generate da esigenze diverse, copie realizzate per motivi di studio, copie di conservazione, copie di sicurezza per prestiti mostre e via discorrendo. E spesso in queste copie giacciono, mutati nel supporto, memorie, documenti delle raccolte, mutati nel senso di trasformati, ma anche in quello di essere privi di voce, privi del dialogo con chi le volesse interrogare, almeno fino a quando non saranno messe in relazione a loro volta con il loro possibile pubblico di interessati. Ma per farlo bisogna allora immaginare un'architettura di riuso, e scivolo ancora una volta sulla superficie semantica del termine, di riformulazione delle finalità e dei possibili utilizzi di queste digitalizzazioni, per dare loro vita e quella voce che manca, per farne strumento che arrivi a chi le vuole ascoltare, leggere, sfogliare, ricercare, insomma bisogna renderle accessibili. Veniamo quindi insomma ai tempi che stiamo vivendo, tempi di bisogni diversi e tempi anche per ripensare alcuni paradigmi. L'emergenza che ormai da un anno stiamo attraversando fra aperture e chiusure dei luoghi della cultura, interruzione per settimane di accesso diretto ai documenti e ai materiali di cui una biblioteca è contenitore, deve essere letta anche in chiave di numeri, anche se la BNCF rappresenta un caso di riapertura precoce dei servizi garantiti ad oggi per l'intero orario giornaliero. E allora quantifichiamo i nostri numeri, la nostra storia degli ultimi mesi. Nel 2019, quindi in fase pre-pandemica, gli scatti per le riproduzioni eseguiti nell'arco dell'anno sono stati circa 100.000, che sono diventati 80.500 nel 2020. Siamo intorno ai 32.000 scatti realizzati fra gennaio e marzo del 21.
Si può fare un calcolo rapido, in media 2 mesi, pari quindi a quelli della chiusura marzo-aprile 2020, generano circa 20.000 scatti per riproduzioni di studio ed editoriali, di cui le editoriali sono la minima parte. Si può quindi facilmente immaginare quale sia la perdita di informazione che si produce con la chiusura di una biblioteca. Da questa consapevolezza una considerazione: il riuso come pratica virtuosa, ma quale riuso? Per cominciare, un riuso vero e proprio: abbiamo copie, riusiamole rendendole accessibili. La BNCF ha chiuso al pubblico nel marzo del 2020 in ottemperanza al DPCM dell'8 marzo. Dal 25 marzo fino al 20 maggio dell'anno scorso, la totalità del personale ha iniziato a lavorare nelle modalità rese possibili dallo smart working e ha attuato delle forme alternative di supporto all'utenza, dando corpo anche a nuovi progetti. Il settore informazioni e prestito è tradizionalmente impegnato con le riproduzioni dei documenti a stampa e ha così deciso di portare avanti un progetto, in parte già sperimentato nel 2018, indirizzato proprio al potenziamento dei servizi all'utenza da remoto e rivolto a rendere disponibili online nel breve termine varie centinaia di copie di documenti delle nostre raccolte in pubblico dominio, previo controllo sistematico di circa 4.500 ad oggi copie digitali integrali possedute, fatte oggetto di verifica in ordine alla sussistenza o meno del diritto d'autore. I documenti individuati come in pubblico dominio stanno confluendo nella collezione digitale BNCF in Internet Archive, con un aggiornamento contestuale in OPAC delle notizie, l'inserimento del link alla digitalizzazione. La scelta di operare in tal senso nel periodo dell'emergenza si rendeva percorribile anche da casa, sia sul versante delle verifiche che hanno condotto le colleghe del settore del quale sono responsabile, Lucia Di Pace, Verusca Gallai, Patrizia Giannelli, Francesca Maturo e Clara Mazzetti, e un'attività che io ho coordinato, ma erano strade percorribili anche sul fronte della scelta del tipo di ambiente, cioè Internet Archive, che è stata concertata con la collega Maria Grazia Pepe dei servizi informatici, proprio per le funzionalità che lo strumento ci consentiva di praticare. Ci siamo concentrati in modo particolare sulle miscellane, che costituiscono un patrimonio enorme in origine, enorme tuttora, ma anche profondamente maltrattato e danneggiato dall'alluvione del 1966, ed è un fondo che conserva esemplari spesso unici. Questa collezione quindi non nasce da una campagna sistematica, ma potremmo dire proprio dalla addizione di richieste della comunità, richieste generate nel tempo e tuttora generate dalla nostra utenza. Questa è la nostra risposta, il nostro contributo, piccolo ma forse non del tutto banale, alla forza con cui è emerso un bisogno di accessibilità da un lato e di fruizione dall'altro del patrimonio attraverso il digitale. E questa è la nostra considerazione sull'accesso all'informazione, anche come diritto all'educazione attraverso le tecnologie dell'informazione. Siamo solo all'inizio e siamo in ritardo, ma se da qualche parte bisogna pure iniziare, pensiamo che farlo a cominciare da una buona pratica sia un buon inizio. Ho concluso, grazie. Grazie Simona. Simona ha introdotto un tema che credo che toccheranno anche David e Caterina, cioè quello che le istituzioni culturali non sono proprietari dei beni, ma sono custodi del patrimonio. E poi anche un altro tema che credo verrà fuori ancora, cioè quello che a volte non è tanto una scelta ideologica quella di non rendere disponibili le immagini del patrimonio, ma è una questione di risorse. Quindi sostanzialmente quando gli istituti hanno poche risorse, la domanda è dove sarebbe più opportuno che le mettessero. Passo quindi la parola a David Speranzi. David ha un dottorato in paleografia greca, è il nostro responsabile del settore manoscritti e rari e quindi ci parla chiaramente delle riproduzioni di questi beni importantissimi. Grazie David.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Chiara per la presentazione. La piglio un po' larga, ma arrivo velocissimamente al punto. Tutti sapete che nel 1989 si è celebrato il bicentenario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Forse non tutti sanno che in quello stesso anno tre illustri e arguti componenti del comitato di redazione della Gazette du Livre Médiéval, in rappresentanza dei tre stati dei conservatori, dei restauratori e dei ricercatori, si riunirono in collettivo gazzettiere e predisposero 16 articoli di una Déclaration des droits du manuscrit, du lecteur et du conservateur. La dichiarazione esordisce così: «Le manuscrit est fait pour le lecteur», per il ricercatore, intendevano loro, che sa leggerne tanto il testo quanto le caratteristiche materiali. Le traitement qui lui è riservé ne peut avoir pour but que en assurer le libre access à tout. Il trattamento che gli è riservato non può avere per scopo che quello di assicurarne il libero accesso a tutti. Ovviamente accesso per i nostri tre membri del collettivo gazzettiere significava allora catalogazione e possibilità di consultazione. Sono passati 32 anni e non devo dirvelo io, lo sapete tutti molto meglio di me, le biblioteche digitali sono una realtà che ha spostato in avanti gli orizzonti dei manuscripts studies. Per il terzetto gazzettiere, dicevo, l'accesso significava accesso alle sale di consultazione e catalogazione dei manoscritti. Nel 2021, è una cosa, mi vergogno, è troppo banale, garantire le libre access a tu significa anche offrire la possibilità di vedere a distanza un'immagine digitale del manoscritto, catalogazione, consultazione e digitalizzazione con la sua messa in linea. L'esperienza del confinement dell'anno scorso, che ci ha tenuto per 3 mesi lontani dalle nostre sale studio, paradossalmente ha liberato delle risorse. Cioè ha impedito al personale di tutta la BNCF, ma io parlo chiaramente del mio settore, del settore manoscritti e rari, ci ha impedito di garantire la consultazione in sede, come abbiamo fatto. Qualcuna delle colleghe anziane mi raccontava che l'ultima volta che la sala manoscritti era stata chiusa al pubblico, era stato il giorno in cui rapirono Aldo Moro, e per un giorno solo, e noi invece siamo stati chiusi per 3 mesi. In questo tempo però, allo stesso tempo però, voglio dire, ci ha tenuto lontano dalle sale, ma questo ci ha permesso, ha imposto, di creare un gruppo di lavoro, di cui mi fa piacere fare i nomi, costituito dai miei colleghi, ma anche dai ragazzi del servizio civile, ditte varie, Eric Boni, Flavia Consonni, Luca Di Vitini, Leonardo Frassanito, la Martina Lanza, la Roberta Masini, Elisa Paggetti, Susanna Pelle, Carmela Santa Lucia e la Adelina Taffuri, che insieme al sottoscritto, questo gruppo di lavoro ha deciso di provare a tentare di declinare il libre access a tu nelle uniche possibili forme praticabili in quel momento, e cioè catalogazione e digitalizzazione. Il quadro dei lavori che si è provato a mettere in opera è piuttosto ampio in realtà, e si è mosso in una triangolazione tra, coincidenza, il nuovo sito della biblioteca che è stato rilasciato nell'agosto dell'anno scorso, la nostra base dati Manus Online dell'ICCU, che è il nostro catalogo dei manoscritti, che abbiamo nel corso dell'anno implementato con oltre 4.000 schede, va da sé, di estensione e natura molto diversa tra di loro, e, terzo vertice del triangolo, la collezione BNCF di Internet Archive, di cui ha già parlato, appena parlato, Simona Mammana. Anche presso il nostro settore, è ovvio, ma questo credo sia fenomeno di tutte le biblioteche di conservazione italiane e non, è conservato un ricco archivio di riproduzioni digitali di materiali, nel nostro caso tutti liberi di diritto d'autore, riproduzioni realizzate negli anni, qualche volta anche nei decenni ormai, e secondo standard differenti per le esigenze più varie. Nel momento in cui si è riaperto al pubblico in maniera contingentata, non era possibile perdere l'occasione di aprire anche le porte di questo archivio
e collocare le nostre immagini digitali nella collezione BNCF di Internet Archive è apparsa la via più semplice e diretta, una via che sulla spinta dell'emergenza aprisse una strada. Dico tre cose, mi auguro anche queste non banali, però direi importanti per una struttura come la nostra e per le risorse umane, per le nostre competenze. Chiunque con un minimo di apprendistato è in grado di caricare una digitalizzazione su Internet Archive. Una formazione tutto sommato leggera mette chiunque in grado di allestire il semplice set di metadati predisposto per la collezione. Abbiamo un po' concordato con Chiara, Simone e con Caterina, che parlerà dopo di me. Altro dettaglio che per un'istituzione come la nostra appunto non è trascurabile, è abbastanza semplice collegare la digitalizzazione caricata in Internet Archive con le schede descrittive nel nostro manus online. È stato così che nel giro di pochi mesi e usando soltanto risorse interne che, mi piace dirlo, nel frattempo sono tornate anche a garantire l'accesso in presenza, si è ormai traghettato quasi integralmente in rete l'archivio di cui sopra. Sono liberamente accessibili e intercettabili attraverso motori di ricerca le immagini di quasi 400 manoscritti e rare di tanti dei nostri codici esclusi dalla consultazione diretta, le cantigas di Alfonso il Sabio con le miniature moresche, la festosa turba dei bozzetti rinascimentali del Palatino CB353, potrei continuare a memoria con l'elenco, ma sarebbe anche inutile perché ciascuno può esplorarle adesso a suo gusto. Ciascuno che non è più soltanto il ricercatore di cui sopra, no? In possesso di tutte le competenze per decifrare la complessa struttura di un manoscritto. Ciascuno che può essere anche il semplice curioso cui l'accesso diretto a questi materiali è per ovvi motivi giustamente precluso. La nostra intenzione, per la forza che ci sarà data, è di continuare su questa via perché, signori, le manoscritti è fe pour le lecteur. Grazie per l'attenzione. Grazie David, come sempre molto ispirato, ci ha ricordato che il sogno della conoscenza libera per tutti è un sogno antico e noi speriamo che questo sia il momento per realizzarlo. E la prossima è Caterina Guiducci, è la nostra responsabile delle sale di consultazione musica, non a caso perché Caterina ha un diploma in conservatorio, un dottorato in scienze musicologiche, quindi sa bene, conosce bene i materiali che si trova a custodire e a riprodurre. Grazie Caterina. Buonasera, il mio breve intervento intende soprattutto esporre in sintesi alcuni problemi legati all'utilizzo delle immagini, digitalizzazione di musica stampa e anche le aspettative che, diciamo, noi, mi metto anche io nel novero, noi bibliotecari musicali abbiamo nei confronti delle modalità di recepimento della direttiva europea 790 del 2019. La nostra biblioteca conserva un enorme patrimonio musicale, storico, ma anche contemporaneo, acquisito in successivi momenti per acquisto, dono e soprattutto tuttora attraverso il deposito legale. La BNCF conserva... Caterina, scusami se ti interrompo, se vuoi puoi accendere la telecamera. È accesa, aspetta, provo a ricollegare. Non è essenziale. Non riesco a ricollegarlo, ci ho provato già prima due volte. Se mi sentite proseguirei così. Sì, vai pure, non ti preoccupare. Allora. Quindi la nostra biblioteca conserva un enorme patrimonio e infatti in sostanza noi siamo l'archivio nazionale della produzione musicale a stampa italiana e quindi la nostra biblioteca nel settore ha un altissimo potenziale dal punto di vista della ricerca musicale e dell'avanzamento della cultura musicale italiana. Come già introdotto dai miei colleghi Simona e David, nel corso del 2020 abbiamo lavorato molto per poter mettere a disposizione della nostra utenza una collezione digitale anche di pubblicazioni musicali di pubblico dominio che consentissero di portare avanti la ricerca nonostante i lockdown, aperture e chiusure e gli accessi contingentati che purtroppo tuttora abbiamo. Il riutilizzo delle immagini musicali però purtroppo non è semplice. In questo caso nel mio settore ce ne siamo occupati io e il collega Rocco Belfiore, che purtroppo tra due settimane sarà in pensione, e ci siamo trovati di fronte a molti problemi di tipo giuridico.
Infatti la legge italiana riserva a questo tipo di pubblicazioni un trattamento quanto mai restrittivo in materia di diritti economici, fruibilità e riproducibilità, teso a garantire forme di esclusiva assoluta agli autori, ai loro eredi e alle case editrici. I bibliotecari musicali devono affrontare da tempo questo problema, che è legato ormai da 80 anni ai nodi della legge sul diritto d'autore, 633 del 1941, e alle eccezioni introdotte gli articoli 68, 69 e 122 in merito rispettivamente a riproduzioni, prestito e durata dei contratti di edizione. È da tenere presente che negli articoli di legge sopracitati il termine eccezione, quindi si può dare in prestito eccetto che la musica stampa, si può riprodurre eccetto che la musica stampa. Ecco, questo concetto eccezione individua una limitazione generale e in mancanza di indicazioni specifiche, dettagliate, e lascia spazio ad ampi dubbi interpretativi. E su questo argomento vi rimando però all'articolo che nel 2014 ha pubblicato Sara Paoloni su Hype Studi, Sara Paoloni che è bibliotecaria del Conservatorio di Pesaro, perché è molto dettagliato e tratta tutti gli aspetti nella sua completezza. Comunque le biblioteche musicali in questo contesto cercano di sopravvivere alle restrizioni imposte dalla legge, cercando e spesso ottenendo l'autorizzazione dei detentori dei diritti, autori o eredi, sull'opera di molti compositori contemporanei che possono essere viventi o possono essere deceduti di recente. Però anche questo tipo di attività non è semplice, perché comunque non è semplice avere questa rete di contatti e risalire sempre al nome e al contatto dei detentori dei diritti. Come si può capire, soprattutto nel caso della musica pubblicata a partire dal XX secolo, si assiste così ad un freno nella diffusione della coscienza musicale da parte di biblioteche come la nostra, che pure avrebbero la possibilità di offrire accesso alla produzione più aggiornata di musica contemporanea. Invece ad oggi possiamo offrire un servizio di lettura in sede, un servizio assai limitativo per un'arte come la musica, in cui la forma scritta deve essere necessariamente decodificata, cioè eseguita su uno strumento musicale. Per un musicista è importante avere la possibilità di leggere molteplici partiture e di provarle suonandole, e questo costituirebbe un modo, tra l'altro, per promuoverne anche l'acquisto. Tra l'altro alcune di queste partiture sono anche difficilmente reperibili perché sono stampate in tiratura limitata. Quindi, mentre le biblioteche musicali sono alla ricerca di nuove strade, muovendosi con difficoltà nell'ambito dell'attuale normativa, all'esterno si muovono varie iniziative, no profit e commerciali, mirate alla diffusione della cultura musicale. A livello internazionale molti sono i progetti promossi per fornire l'accesso alla versione digitalizzata o nativa digitale di opere di pubblico dominio o a quelle di musicisti che pubblicano sotto licenze Creative Commons. Pensiamo alla nota Petrucci Library, cui si aggiungono Utopia Project, Sibley Music Library e ancora moltissimi altri. La scelta da parte dei compositori di aderire alle Creative Commons mostra come la diffusione ad ampio raggio di un'opera musicale costituisca un modo valido per difendere la propria opera creativa, perché paradossalmente è proprio nella mancanza di diffusione dell'opera musicale che si annida il rischio, ad esempio, di plagio, laddove la circolazione della medesima opera garantisce la difesa dell'autorialità. In linea con i nuovi indirizzi imposti naturalmente dalla società dell'informazione, è quindi auspicabile che la direttiva 790 del 2019 venga recepita in Italia, novellando l'attuale legge sul diritto d'autore a favore della diffusione della produzione musicale a stampa per scopo di studio e ricerca, in modalità cartacea e digitale, attraverso una normativa chiara e trasparente, nella convinzione che le limitazioni e le ambiguità giuridiche possono solo portare restrizioni e vincoli al libero accesso alla conoscenza, e che una diffusione ampia della produzione editoriale possa solo contribuire, nel rispetto dei diritti che competono ad autori ed editori, anche allo sviluppo dell'editoria musicale. Chiudo con l'incipit di un articolo sulla musica in biblioteca e l'applicazione della legge sul diritto d'autore, scritto nel 2001 da Federica Riva, bibliotecaria del Conservatorio di Parma, che a mio parere sintetizza i limiti a cui è soggetta oggi la diffusione della cultura musicale in Italia. La musica la si fa o la si ascolta, e se la si fa si deve fare ad orecchio o si deve leggere.
Il problema è che in Italia se ne fa poca. E con questo ho concluso. Grazie, grazie mille Caterina. Caterina ha ripreso il tema che credo avesse lanciato, anzi che ha sicuramente lanciato anche Riccardo Falcinelli, cioè che in realtà la legge è qualcosa che ha la capacità di influenzare diciamo l'oblio o meno di alcuni filoni di studi e di alcuni oggetti del patrimonio, quindi è qualcosa che davvero ha un impatto sulle vite di tutti. E chiudiamo questo primo giro della tavola rotonda con Emiliano degli Innocenti, che è il coordinatore di DARIA, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, quindi esperto proprio di progetti che riguardano il patrimonio culturale digitale. Grazie Emiliano. Intanto, mentre Emiliano appunto rientra, prova a rientrare, vogliamo, Marta, c'è qualche domanda dal pubblico? Vogliamo fare la prima domanda? Non lo so. Sì, sì, per Effi Capsalis ci sono due domande. La prima, dunque, lei ha scritto fondamentali analisi comparative sul rapporto tra entrate da diritti e costi di gestione nei musei di tutto il mondo. In quali e quanti casi ha trovato un rapporto che giustificasse in qualche modo l'imposizione di diritti d'uso sulle immagini? E che cosa ne pensa della questione della sostenibilità economica già sollevata questa mattina? Cercherò di rispondere a questa domanda con la traduzione, diventa più difficile cogliere le sfumature. Ora, è importante distinguere tra quello che noi pubblichiamo e quello a cui ci atteniamo. Noi abbiamo pubblicato delle riproduzioni delle materie prime delle nostre collezioni e dati. Non abbiamo pubblicato brand, non stiamo sulla nostra capacità di fare pubblicazioni con le nostre collezioni. Noi abbiamo sicuramente l'idea della sostenibilità, quello che noi possiamo fare con le nostre immagini, ma questo deve avere soprattutto un valore alla base. Forse ho perso la seconda parte della domanda, magari possiamo ripeterla. Sì, certo. Dunque, che cosa ne pensa della questione della sostenibilità economica della diciamo, credo di interpretare, della, fra il guadagno sui diritti di uso delle immagini e i costi di gestione che questo comporta? È ben studiato in un paio di paper di Sun and Terrain e ci sono diversi esempi nel contesto britannico e americano, il fatto che le istituzioni effettivamente dovrebbero coprire i costi di questa attività di riproduzione, questa è sicuramente una considerazione da fare. Tuttavia la mia ricerca ha rilevato che le istituzioni sono state in grado di ottenere di più dalla pubblicazione delle immagini in termini di supporti da parte di finanziatori e anche in termini di partnership, di brand licensing. È stato un anno straordinario negli Stati Uniti, abbiamo visto i livelli di finanziamenti arrivare a noi che neanche ci saremmo immaginati in un anno normale. L'abbiamo fatto davvero per diverse ragioni, fondamentalmente le memorie storiche dei nostri cittadini, delle persone nel mondo. Ci siamo impegnati per questo, per questa nostra missione, non per trarne un profitto, anche se è importante sicuramente, ma la nostra capacità, è sempre importante valutare per la nostra capacità di costruire prodotti sulla collezione. Ma come Fabio Viola ha evidenziato, noi permettiamo anche ad altri di creare dei prodotti commerciali con queste immagini, di sperimentare, quindi di avere una nuova vita, e noi questo è importante come istituzione culturale. Grazie Effi per la risposta, credo esauriente. Emiliano dovrebbe riuscire ora a parlare. Buonasera, mi sentite? Sì, benissimo, grazie. Perfetto, perdonate l'imprevisto.
No, stavo dicendo che intanto ringrazio gli organizzatori per avermi invitato. Temo, spero, pur essendo eccentrico rispetto al resto del parterre degli ospiti, di poter portare un contributo, diciamo, costruttivo. Dico questo perché, provenendo dal settore della ricerca, io lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche, e interessandomi soprattutto di infrastrutture di ricerca, che sono qualcosa che può essere visto come uno strumento ad uso ancora più specialistico di quelli che solitamente i ricercatori hanno nel loro bagaglio, è qualcosa che anche gli stessi ricercatori faticano spesso a conoscere nei loro dettagli. Spero, insomma, di non divagare troppo. Anch'io, come la collega della Nazionale, mi sono fatto la domanda, anzi ho provato a rispondere alle domande del titolo. Liberare le immagini a chi e a cosa serve? Alcune considerazioni sparse. Prima di tutto, immagini. Dal mio particolare punto di vista, le immagini possono essere quelle che tradizionalmente sono state presentate, quindi immagini di manoscritti, di testi a stampa, tematiche, collezioni di vario genere, ma spesso nel mondo della ricerca le immagini possono essere anche immagini prodotte da strumenti, immagini multispettrali, spettrografie di vario genere, immagini tecniche non destinate a un utilizzo, diciamo, umano, non immagini per la vista delle persone, ma per l'analisi delle macchine. Quindi già c'è una prima necessità di sincronizzare il vocabolario per me, perché ho un concetto di immagine che può essere non totalmente allineato a quello degli altri colleghi. Per me le immagini sono anche e soprattutto portatori di dati, e questo è un secondo elemento. A me serve liberare al ricercatore, e diciamo così, credo che anche al ricercatore che abbia interesse al cosiddetto impatto sociale, quindi a far arrivare i risultati della ricerca ai cittadini, interessi soprattutto l'immagine non solo come portatore di simboli estetici, interpretabili in vario modo, ma anche di dati. Dalle immagini si possono estrarre dati, varie tipologie di dati, possibilmente da utilizzare in diverse ambiti della ricerca. Occupandomi di infrastrutture, poi, chiedendomi a cosa mi servirebbe liberare le immagini, innanzitutto è già stato detto, a favorire l'accesso che però ha come contraltare l'avete detto già, la sostenibilità, ovvero sia fornire accesso a un costo, soprattutto a costi diretti, a costi indiretti, a costi che sono quantificabili immediatamente, ma a costi che anche devono essere sostenuti dalla collettività o da altri enti, organismi, singoli, anche lungo gli anni, lungo decine, ventine, dipende dal tipo di intervento che si immagina. Quindi a che cosa serve? Liberare le immagini serve innanzitutto a portare avanti la ricerca, quindi a portare avanti anche l'impatto che i temi della ricerca possono avere sui cittadini, quindi il miglioramento della consapevolezza su certi temi, ma anche la crescita individuale, la conoscenza. Queste sono cose che non è necessario che venga a spiegare a voi, che le avete già dette molto meglio di me. Ma c'è questo problema della sostenibilità. Dal mio punto di vista il problema della sostenibilità è esattamente un problema, diciamo, che mi pongo tutti i giorni, perché la sostenibilità di un progetto, ho in mente i progetti di cui ci occupiamo qui al CNR, che solitamente hanno una durata di 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, al termine del progetto il mio problema è: ok, ho garantito la sostenibilità del progetto lungo la realizzazione del progetto, ora che lo pubblico inizia il vero lavoro difficile, devo garantire che quella collezione, che quel database, che quella risorsa abbia la sostenibilità per gli anni a venire, perché se l'ho messa su ritengo che sia un oggetto che ha dignità scientifica o dignità insomma di esistenza. Allora per me il problema della sostenibilità inizia da lì in poi, e
il discorso sulle infrastrutture, che sono organismi, diciamo così, che dovrebbero avere una natura pubblica e che quindi sono finanziati con soldi pubblici e che quindi dovrebbero dare un piano di sostenibilità ai singoli progetti, sono l'oggetto di cui io mi occupo tutti i giorni, per cui chi ha necessità di sostenibilità di basi di dati, di qualsiasi prodotto digitale che esca dalla sua attività, che sia un'università, che sia un centro di ricerca, viene da me come infrastruttura proprio perché ha bisogno di un piano di sostenibilità e io assieme a lui cerco di mettere a frutto le risorse pubbliche che vengono investite nelle infrastrutture a livello nazionale, a livello europeo, per venire incontro alla sua necessità di sostenibilità. E perché ha senso che esista un ecosistema di questo genere? E soprattutto rispetto al tema della discussione, rispetto al tema di liberare le immagini, io ho trovato che venendo dal mondo delle discipline umanistiche tradizionali, io sono un medievista di formazione, ho trovato che le infrastrutture possano non solo risolvere o contribuire a risolvere il problema appunto di come far a sopravvivere i progetti dopo il loro ciclo amministrativo, quando non ci sono più finanziamenti, vengono da me e io gli do quello che gli serve per tenere in piedi il loro oggetto digitale, ma soprattutto servono perché, visto che le immagini, come vi dicevo in apertura, possono essere sia portatrici di simboli, quindi destinate alla considerazione umana, che portatrici di dati, molto spesso quella che oggi si chiama la scienza del patrimonio, cioè la ricostruzione e l'interpretazione del patrimonio culturale fatta con i dati e altri aspetti che tradizionalmente sono invece quelli della filologia digitale o tradizionale, della paleografia digitale o tradizionale, trovino nelle infrastrutture un ambiente digitale in cui le barriere disciplinari siano meno rigide e quindi si favorisca una interpretazione possibilmente meno settoriale del patrimonio culturale in termini di ricostruzione della sua storia, che si tratti di un testo, di un'opera d'arte, possibilità di accesso a documenti che di solito sono documenti specializzati, le analisi che fanno i chimici sugli inchiostri di un manoscritto o le immagini spettrografiche che fanno altri studiosi su quadri o su altri tipi di oggetti culturali. Ecco, quindi le infrastrutture di ricerca, liberando in qualche modo, costruendo il contesto giusto per la liberazione di questi oggetti digitali, dal mio punto di vista dovrebbero servire a ricostruire un ecosistema digitale in cui le discipline collaborano ma non fanno valere le proprie, diciamo così, prerogative in maniera da rendere la ricerca, come si ama dire oggi, interdisciplinare, più difficile di quello che già non sia, per esempio, in un dipartimento universitario o anche solo in un dipartimento del CNR. Spero di non avervi confuso le idee più di quanto non fosse necessario e, insomma, resto aperto al resto della discussione. Grazie Emiliano, nota personale, io ho capito e apprezzato moltissimo il tuo discorso perché sono una umanista, una bibliotecaria prestata ai servizi informatici e credo che il tuo discorso si riallacci anche a quello fatto da Fabio Viola, cioè che le rivoluzioni tecnologiche dovrebbero portare con sé anche delle rivoluzioni culturali e in questo senso il libero accesso alle immagini si può fare solo se vengono create delle infrastrutture in cui professionisti diversi siano in grado di collaborare per questi scopi e non è così scontato soprattutto in Italia, quindi io trovo che il tuo intervento sia molto centrato.
Intanto davvero grazie, perché in poco più di un'ora sono venuti fuori tantissimi spunti, credo. Chiedo se ci sono delle altre domande dal pubblico, ma anche se gli ospiti di questo pomeriggio hanno delle osservazioni aggiuntive da fare dopo aver ascoltato il primo giro di tutti, ecco. Se volete scrivermi in chat o semplicemente aprire il microfono e intervenire, fate pure. Per prima cosa chiederei ad Umberto Alemandi se vuole per caso concludere il suo intervento di prima, che purtroppo diciamo abbiamo interrotto bruscamente. Ma non ho molto da aggiungere, tra l'altro non so a che punto si è interrotta la connessione e mi spiace aver perso anche parecchie degli interventi molto interessanti che ci sono stati, ma sostanzialmente devo dire, in tutte le cose bisogna sempre pensare quello che sono l'utilità. A cosa devono servire le cose che facciamo e vedere quali sono gli scopi più qualificati nel tempo e più naturali, anziché cercare di rimediare dei benefici contingenti. È chiaro che vi sono delle contraddizioni nella normativa che sono incredibili e quindi, dato che amo il mio paese, vorrei che fosse molto evoluto anche in questo senso. Ho molto ammirato stamattina l'intervento della Karin Leisman, che mi passo di una qualità di comunicazione e di allargamento delle conoscenze, dell'uso delle immagini esemplare, con la concretezza che noi dovremmo imparare a introdurre nei nostri sistemi di comunicazione e quant'altro. Mi ricordo un piccolo particolare che può essere significativo. Quando fu avviata la legge sui diritti delle riproduzioni delle opere, della visita ai musei, eccetera, mi ricordo che la direttrice dell'Archivio di Stato di Torino, che era stato esemplarmente ristrutturato, la Isabella Massaborici, mi parlava, mi diceva: ma sai, ieri è arrivata un'equipe di 5 persone della BBC che vuole fare un documentario di 55 minuti. Ma lo sa cosa mi dice la legge? Che dovrei chiedergli 5.000 euro per poter entrare nel museo per fare delle riprese, mentre io dovrei pagare, non so, decine di migliaia di euro per poter avere il privilegio di avere un'ora, 55 minuti di documentario sull'Archivio di Stato di Torino per farlo conoscere. Ecco, allora bisogna pensare quali sono gli effettivi vantaggi anche pubblici, o essenzialmente culturali, di conoscenza e di diffusione della conoscenza, tutto qui. Credo che questo è fondamentale, è il sostegno fondamentale per la liberalizzazione delle immagini. Non avrei altro da aggiungere, temo di dire delle cose talmente, a me sembrano talmente banali che quasi provo vergogna a dirle, ecco. No, nulla di tutto ciò è banale, anzi grazie. Credo ci sia una domanda, un'altra domanda, Mirko? Sì, io più che altro ho un'osservazione, insomma condivido molto quanto è stato detto in precedenza e credo che proprio dobbiamo renderci conto che siamo di fronte a un cambiamento radicale di paradigma, cioè cambia completamente non solo l'oggetto a livello tecnologico e quindi il digitale, ma cambia di conseguenza anche, come sottolineava prima Capsalis, il ruolo dell'istituzione culturale, e questo è il cambiamento più radicale cui dobbiamo. Cioè abbiamo visto anche stamattina due modelli opposti di approccio. Da un lato c'è quello tradizionale, se c'è un guadagno da parte di un privato, dice, è giusto che il pubblico che in qualche modo contribuisca alla base pubblica. E quello è il modello tradizionale. Poi, l'altro modello invece dice all'opposto, noi in quanto servizio pubblico, noi dobbiamo offrire accesso o creazione, quindi l'esempio di nuovi tipi di economia, di un nuovo modo di fare economia. Che va per la maggiore, che quindi laddove l'uso dell'immagine
non deve essere percepita, assimilata al servizio, alla tassa sulla posta per il servizio, per un servizio burocratico che normalmente lo Stato offre o l'amministrazione pubblica. Dovrebbe essere invece visto come un meccanismo di stimolo alla creazione di nuove forme di creatività anche attraverso la pubblicità, perché la pubblicità spesso è una forma d'arte, oggetto di studi di arte contemporanea ormai, che ha una sua dignità. Ma solo, comunque sia, è una materia prima, il digitale, che permette la creazione di valore, attraverso il riuso. È chiaro che qualsiasi forma di ostacolo al riuso, data dalle autorizzazioni o canone, è chiaro che perdiamo completamente quello che è il valore del digitale, lo schiacciamo completamente, non lo consideriamo, lo trascuriamo completamente. E quindi non c'è solo un discorso di conoscenza, senz'altro c'è un discorso di conoscenza, però di disseminazione culturale, però c'è anche un discorso di creazione di nuove forme di economia, di creatività, di iniziativa che devono essere il futuro su cui uno Stato, qualsiasi Stato, deve puntare. È qui quindi una questione veramente di civiltà, di servizio civile, di missione dell'istituto pubblico che deve cambiare, perché è cambiata la società, radicalmente diversa rispetto a 30 anni fa. Il digitale ovviamente cambia il nostro modo di pensare, di concepire la realtà, e le istituzioni cerca. Esistono poi, non ci rendiamo conto che perdiamo anche progetti di finanziamento sulle digital humanities, che spesso sono legati alla disseminazione di dati in formato aperto. Spesso i finanziamenti pubblici sulla ricerca sono sempre più quelli che legano l'aspetto informatico nel campo del digital humanities, alle immagini di beni culturali pubblici. È chiaro che spesso sono vincolati alla restituzione di dati in formato aperto, e quindi spesso non lo possiamo garantire in forza di limiti alla divulgazione libera dell'immagine del bene culturale pubblico, e quindi rischiamo molto spesso di perdere anche queste forme innovative di progetti di ricerca che possono derivare dal libero riuso delle immagini. Pensiamo anche a iniziative di machine learning da questo punto di vista. Quindi io penso che sia poi i limiti sul 70 euro di copertina, 2000 copie, questi sono limiti chiaramente artefatti, che insomma, dove sta il limite tra lucro e la cultura? Si fa dividere con un'accetta ciò che è a prevalente scopo culturale o a prevalente scopo commerciale? È chiaro che non è possibile. I beni culturali sono fatti per essere goduti, soprattutto a livello digitale. Quindi a livello materiale è chiaro che ci devono essere delle differenze, però il digitale ci offre la possibilità straordinaria di poter usare il patrimonio culturale senza consumarlo di fatto. E è una opportunità enorme che dovrebbe essere fatta propria soprattutto da chi detiene il patrimonio culturale come custode, più ancora che come proprietario. Questo secondo me è la sfida del futuro, quindi indipendentemente anche dalla natura editoriale del prodotto, che le immagini siano citazioni o immagini a tutta pagina, credo assolutamente che l'editoria, soprattutto quindi nel campo dei beni archivistici e librari, la liberalizzazione dovrebbe essere massima. Ho un'altra domanda da Facebook. Posso? Allora, chiedono concretamente, continuo a non capire come si debba cambiare questa legge perché si possano liberare le immagini. Che cambiamento esattamente chiederemmo? Non so chi. Direi, in parte bisognerebbe capire quale legge, però come è stato spiegato molto bene, credo, stamattina, il recepimento della direttiva europea sul diritto d'autore non influisce direttamente sul nostro codice dei beni culturali, perché è una normativa sul diritto d'autore che quindi va recepita in quel campo normativo, ma il nostro codice dei beni culturali
come è stato spiegato, in qualche modo impone sull'utilizzo delle immagini delle restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte dal diritto d'autore, che sono, che è, diciamo, questo diritto di proprietà, che abbiamo così chiamato per capirci, da parte degli istituti culturali che conservano il patrimonio, e quindi sulla base, diciamo, delle finalità dichiarate della direttiva, che sono quelle di rendere più facilmente riusabile e circolabile all'interno della comunità europea le immagini del patrimonio, l'idea è quella di modificare il codice dei beni culturali, togliendo questa limitazione al riuso commerciale delle immagini del patrimonio in pubblico dominio. Non so se ho risposto e se era esattamente questa la domanda. C'è ancora una domanda da YouTube per Mirko Modolo. Scusami Mirko, te la leggo. Quindi, quando un privato chiede a un museo di produrre e fornire una foto per scopo di lucro senza corrispondere un pagamento per questo servizio, è giusto? Non parlo ovviamente della fornitura di immagini già esistenti in archivio, che secondo me devono essere di libero dominio. Sono completamente d'accordo con quanto dice Roberto. È chiaro che bisogna distinguere anzitutto se il bene culturale è pubblico o se il bene culturale è privato. A maggior ragione se è pubblico dovrebbe essere reso gratuitamente, però è chiaro che se non esistono forme di riproduzione già disponibili da mettere in rete, è chiaro che in quel caso un rimborso da parte di una richiesta che viene dal singolo deve assolutamente, a mio modo di vedere, deve essere assolutamente ripagato. Un rimborso dall'amministrazione ci vuole per una richiesta da parte di un singolo. L'importante è che poi, come fa mi sembra anche il British Museum, è che quell'immagine che proviene da una richiesta di un singolo, poi una volta messa in rete rimanga a disposizione di tutti, e quindi è chiaro che l'uso, una produzione ex novo implica un rapporto del singolo con l'amministrazione, quindi in quanto tale l'amministrazione va a fare ex novo un lavoro per una singola richiesta. In quel caso ovviamente deve essere prevista una forma di, se a mio modo di vedere, di rimborso. Altro è invece per le opere già digitalizzate e presenti in rete, in quel caso chiaramente, perché è anche una questione di gestione delle riproduzioni a fronte di un numero. È chiaro che se poniamo caso rendessimo gratuita la riproduzione, la fornitura di immagini singoli, l'amministrazione cesserebbe di poter portare avanti il lavoro ordinario, e quindi in questo caso una forma di rimborso secondo me deve essere corrisposta, è legittima. Grazie Mirko. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, vorrei provare a fare una considerazione, diametralmente opposta, ma non in polemica, ma semplicemente portare un'altra prospettiva, quella dell'esperienza diretta che ho con l'Archivio Ricordi, che è un archivio privato, ma al tempo stesso un archivio della grande vocazione pubblica, perché è sottoposto alla tutela del Ministero, perché abbiamo appunto su queste basi deciso di fare divulgazione, libero accesso, eccetera. Però io ricordo che un po' di annetti fa, quando si andava a definire la strategia di valorizzazione culturale dell'archivio e si ragionava di licenze, di tariffe delle immagini, io, come dire, ero anche fresco di studi di management culturale, e per cui all'università mi avevano detto che le collezioni dei musei avrebbero generato ricavi milionari per l'istituzione. Poi nei fatti, in realtà, le cose stanno un po' diversamente, ovvero quello che abbiamo riscontrato è che non è tanto la singola licenza sull'immagine per un uso, per una riproduzione in un catalogo o in un documentario, quanto piuttosto l'interesse
che si riesce a creare intorno a un soggetto proprietario di contenuti culturali può poi generare magari dei progetti che sono anche in grado di a loro volta generare dei ricavi o delle licenze, diciamo, di più ampio respiro. La dico in altro modo, aggregati tutti i ricavi derivanti da queste richieste non vanno a coprire neanche il 5-10% dei costi della gestione caratteristica operativa che servono per mantenere l'archivio, conservarlo, restaurarlo. E in questo mi pare che l'analisi fatta da Falcinelli nel suo approfondimento per l'Espresso abbia centrato questo punto. Quindi c'è anche un tema non solo di vocazione, qui veramente mi sembra di dire una banalità, di vocazione culturale, è chiaro, ma c'è anche un tema di opportunità economica dietro a tutto questo. Quindi il fatto di aprire il più possibile, rendere il contenuto il più accessibile possibile, poi di fatto crea anche delle opportunità economiche, che sono progetti, collaborazioni di altro tipo. Quindi non mi sento di andare a criminalizzare o mettere in discussione il fatto che un'immagine debba essere pagata. Semmai bisogna trovare delle modalità più giuste, come è stato detto molto bene anche prima, a seconda degli usi. Ma in realtà c'è un tema più grande, che è quello di appunto permettere agli istituti culturali di esistere e anche di continuare a incontrare l'interesse di una comunità di curiosi e di consumatori culturali. E ci metto dentro anche proprio un tema di competizione con altre forme di fruizione di contenuti in rete e anche di vero e proprio intrattenimento culturale digitale, oltre a tutto il tema che siamo anche consumatori di risorse online che, a prescindere da tutte le considerazioni e grandi manovre culturali dall'alto, in realtà hanno poi bruciato i tempi, hanno dettato un po' anche la chiave di sviluppo di tutto questo. Penso a Internet Archive, penso a Wikipedia, penso a Discogs per la musica. Cioè, questo è già il presente. Le persone sono già abituate a cercare contenuti in questo modo. Non stiamo parlando di prospettive, ma stiamo parlando di come abitare correttamente questa contemporaneità, questo stato di cose. Già questo sarebbe molto. Ecco, mi fermo qua. Bravo. Grazie Pierluigi, era sicuramente un'osservazione interessante e doverosa, che non credo tra l'altro si ponga in contrapposizione con tutto ciò che è stato detto finora, anzi in continuità. Insomma, sono le 4:40, quindi abbiamo ampiamente usato il tempo a nostra disposizione. Chiedo se non ci sono ulteriori osservazioni. Vi ringrazio di nuovo, ringrazio tutti gli ospiti di questo pomeriggio e chi ci ha ascoltato. Speriamo di vederci fra un annetto, diciamo, quando riprendere le nostre. La nostra abitudine di convegni coorganizzati su questi temi che stanno appunto a cuore a tutti. Niente, direi che ci salutiamo, no? Sì, grazie Chiara e grazie a tutti gli intervenuti per la disponibilità e a tutto il pubblico che ci ha seguito. Direi che rimaniamo in contatto su questi temi e ci rivediamo l'anno prossimo dal vivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie, a presto. A presto, buona giornata.